Buongiorno. Iniziamo perché, come sapete, la Camera, e ringraziamo l'onorevole Cimbro per questo, ci ha concesso questa prestigiosa saletta per le conferenze stampa, ma i tempi sono contingentati. Domani è il 1° dicembre, la giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS, un appuntamento importante in tutto il mondo. E proprio ieri, in un messaggio di Margaret Chan, direttore generale dell'OMS, è emersa l'esigenza di promuovere molto di più di quello che si fa oggi la diffusione dei test per l'HIV ed in particolare dell'autotest. In sostanza il titolo del messaggio di quest'anno dell'OMS e l'invito ai governi mondiali è incentivare tutte le politiche possibili per la massima diffusione di questo nuovo strumento di diagnosi. L'OMS punta molto su questo ed è convinta che una diffusione capillare di questo strumento contribuirà a raggiungere uno dei goal lanciati nel 2014 per la lotta all'AIDS, ed è quello di far sì che almeno il 90% delle persone sieropositive siano consapevoli di esserlo, perché oggi molte persone che hanno l'HIV non sanno di aver contratto questo virus. Oggi siamo qui per presentare l'arrivo in Italia dell'autotest per la diagnosi dell'HIV, che sarà distribuito nelle farmacie italiane a partire da domani. Questo incontro è promosso dalla Fondazione De Bridge, qui alla mia sinistra c'è la Presidente Rosaria Iardino. Abbiamo diverse personalità che interverranno in questo incontro, l'onorevole Eleonora Cimbro, che ringrazio ancora per la disponibilità ad ospitarci, il senatore Andrea Mandelli qui alla mia destra, e poi interverranno nel corso di questa presentazione Margherita Enrico, che è presidente di NPS Italia Onlus, in rappresentanza della presidente di Federpharma, il dottor Bruno, che è qui in sala, che tra poco chiamerò come gli altri a intervenire, e poi Giuliano Rizzardini, che è il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco. Comincerei con Rosaria Iardino. Grazie. Ok, io sarò molto rapida nel spiegare come mai la Fondazione ha deciso di appoggiare questa iniziativa. Più di 6 mesi fa c'è stato posto un tema da Mylan, che ringrazio, perché poteva andare in farmacia senza minimamente coinvolgere né società scientifica né associazione dei pazienti. Abbiamo verificato la fattibilità in Italia, ma evidentemente avevamo anche già degli input a livello internazionale, per cui sapevamo di andare in una direzione dove, per fortuna direi, ieri l'OMS ce l'ha confermato, è la direzione per contrastare le nuove infezioni, ma soprattutto la consapevolezza di chi è affetto da questa patologia e non lo sa. Abbiamo fatto un'analisi abbastanza accurata, abbiamo parlato, abbiamo visto a livello normativo se c'erano degli impedimenti. Abbiamo scritto al Ministero della Salute per capire quale fosse realmente il ruolo del farmacista, in quanto noi siamo il secondo paese al mondo ad avere una legge dedicata sull'AIDS, che è la legge 135 del 90, e abbiamo ricevuto, diciamo, tutti i responsi positivi. Dopodiché la Fondazione si è posta proprio il tema etico, e questo è forse, al netto delle norme, quello che ci ha fatto ragionare di più. È etico mettere in farmacia un test quando da sempre, io stessa che sono una paziente da 33 anni, ho sempre evocato il counseling pre e post test? Io credo di sì, io sono convinta di sì, soprattutto se questo strumento servirà ad aumentare le diagnosi e la consapevolezza delle persone. Non viene assolutamente sostituito il test gratuito e anonimo negli ospedali, quindi è uno strumento in più. E lo strumento a me viene da dire per gli impiegati, per quelli che non hanno né voglia né tempo di andare in un reparto di malattie infettive, ma hanno finalmente la consapevolezza di verificare se si sono infettati.
non saranno soli, perché in tutto questo c'è una coalizione che non è fatta solo da industria e da pazienti e da fondazioni, ma è fatta dai farmacisti che per la prima volta hanno deciso di dialogare per quanto riguarda la patologia da HIV in una maniera strutturata, poi ce ne parleranno le persone che interverranno. Ma la cosa straordinaria è che finalmente l'Italia è in linea con un messaggio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri è stato annunciato, noi siamo già pronti. Da domani 2.800 farmacie avranno l'autodiagnosi del test. È sicuramente l'inizio di una nuova cultura di prevenzione all'infezione da HIV. Un'infezione un po' dimenticata dal governo, mi viene da dire, lo dico io così i miei interlocutori non lo diranno, dimenticata dal governo al punto che siamo ancora a parlare di un piano nazionale AIDS che è stato superato di fatto oggi, soprattutto nelle linee guida della diagnosi del test, dall'introduzione di questo test nelle farmacie. Io l'ho letto con molta attenzione questa mattina, parlo ancora di gruppi di lavoro. Per l'infezione da HIV non è più il tempo di parlare, ma il tempo di agire. Sono 3 anni che non si agisce. 3.500 nuovi casi di infezione e tutto quello che avete in cartelletta. Per cui come fondazione ci siamo posti in ascolto, abbiamo visto che cosa stava avvenendo a livello internazionale, abbiamo deciso di accompagnare un processo e non di subirlo. E io credo che da questo punto di vista siamo stati vincenti. Io ringrazio le istituzioni che sono qua presenti, perché comunque è evidente che questo è un tema che un tempo interessava molto, oggi interessa sempre un po' meno a chi ricopre ruoli istituzionali. E quindi li ringrazio, perché io non ne ho mai avuto dubbi, sono persone che ancora ci tengono alla salute dei giovani, ma direi anche di coloro che non sono ancora così tanto giovani, perché un altro tema che è venuto fuori da dati del COA è che anche le persone anziane sono coinvolte dai nuovi casi di infezione da HIV. Il tema è curare, prevenire o comunque avere la consapevolezza di essere portatori o meno di una malattia e avere l'opportunità di scegliere se curarsi o non curarsi. Però a quel punto diventa una scelta autonoma, una scelta quantomeno consapevole, e io credo che questo sia straordinariamente importante. Quindi io sono orgogliosa di questo giorno, sono orgogliosa che sdoganiamo, che facciamo diventare questa patologia più moderna, per cui se l'obiettivo è salute pubblica, ben venga il test in farmacia. Grazie, grazie Rosaria. Adesso chiamerei a parlare la dottoressa Cinzia Falasco-Volpine, che è l'amministratore delegato della Mylan Italia, che è l'azienda alla quale dobbiamo l'arrivo del test in Italia. Prego. Grazie. Allora, inizio ovviamente con dei ringraziamenti. Innanzitutto la Fondazione The Bridge, Rosaria, che ci ha creduto insieme a noi, ovviamente NPS e l'onorevole Eleonora Cimbro per l'ospitalità in questa prestigiosa sede. Ringrazio in particolare anche tutti voi, relatori, ma voi giornalisti che siete qui. Ringrazio il board scientifico, perché ha consentito di delineare, quindi definire le linee guida e quindi di rendere possibile questo l'accesso di questo autotest in farmacia. E quindi dicevo, ringrazio tutti voi, perché oggi siamo testimoni di un momento unico nel mondo della salute, ma anche di un rinnovamento culturale, perché finalmente possiamo favorire anche la prevenzione, la diagnosi precoce e aggredire quella sommerso che ha proprio poche ore fa anche confermato l'Organismo Mondiale della Sanità. 14 milioni di persone che sono affette e che non hanno ancora affrontato le cure. E questo, signori, è ovviamente per me un momento di grande orgoglio. Di grande orgoglio anche perché questo annuncio e questo lancio arriva poche ore prima della giornata mondiale dell'AIDS, ma anche perché, come accennava anche prima giustamente Rosaria, poche ore fa l'Organismo Mondiale della Sanità ha veramente ha fatto un comunicato importantissimo sull'importanza della prevenzione, dando ovviamente dei dati veramente importanti. Quindi non ci siamo accordati, non era costruito, ma desidero in maniera simbolica ringraziare il presidente, la presidente Margaret Chan, perché ovviamente sostiene ancora di più l'importanza di questo lancio oggi.
Mylan ci ha sempre creduto, ci crede anche nella prevenzione e lo dimostrandolo con i prodotti, i vaccini e con questo tipo di progetti. A livello mondiale, a livello globale ha 50 prodotti nell'ambito HIV e il 50% delle persone affette da questa malattia è curata con i farmaci Mylan. E l'ho detto prima, insomma, l'importanza della prevenzione è scontata, è un grande onore per me lanciare questo progetto innovativo, ma voglio concludere dicendo questo è un primo passo, è davvero un primo passo, perché io credo che ci sia veramente ancora molto da fare in termini di cultura e di messaggi rivolti proprio alla prevenzione di una malattia che oggi è curabile e quindi si vive oggi con l'HIV, ma è importante ovviamente intercettare la malattia per poterla affrontare in maniera tempestiva. E allora sì, questo è, magari lo lascio ai tecnici che possono anche dare il contesto scientifico. No, io voglio solo chiudere con un appello, visto che ci sono in sala giornalisti, istituzioni e come l'ha detto anche Rosaria, è un momento importante perché veramente questo, io mi auguro che questo lancio possa sensibilizzare tutti noi proprio nell'importanza di generare sempre di più cultura proprio sulla malattia. È tanto tempo, tanti mesi che non si sta parlando di altre malattie prioritarie, non si sta parlando di questo e lo dico soprattutto nell'interesse anche dei giovani e lo dico da operatore sanitario ma anche da mamma. Quindi grazie a voi per essere qui oggi, per testimoniare con me questo importante lancio e per tutto quello che faremo insieme prossimamente. Grazie e a presto. Grazie dottoressa Volpin. Chiamerei adesso Margherita Enrico, che è presidente di NPS Italia Onlus. Dove la chiamiamo? Sì, ecco, purtroppo, grazie, ci dobbiamo alternare, non c'era posto per... Grazie a tutti di essere qui, grazie all'ospitalità offertaci dall'onorevole. Due cose mi preme dire. Come associazione di pazienti, quindi come persone con HIV, abbiamo assolutamente sostenuto questo processo sin dall'inizio, dal suo inizio. Quello che di cui ci occupiamo, che è la qualità della vita delle persone con HIV, e il mantenimento in cura, quindi l'accesso alle terapie, ovviamente ci porta a dire che avere una consapevolezza della propria condizione sierologica è il primo passo per avere una buona qualità della vita ed è il primo passo per ridurre anche la diffusione dell'infezione a livello di collettività, per cui questa consapevolezza è quello che ci ha portato ad appoggiare questo progetto. L'altro punto fondamentale è che, come ha anticipato Rosaria, come hanno anticipato prima di me, l'OMS ci ha detto che il self-test ormai è uno dei principali metodi a cui ci dobbiamo rivolgere, ma noi in Italia lo sappiamo bene perché abbiamo delle sacche di persone, di popolazioni che al test ufficiale altrimenti non accederebbero e continuano a non accedere, altrimenti il sommerso che abbiamo in Italia di diagnosi da HIV non avrebbe ragione di esistere. Quindi il nostro obiettivo è quello di raggiungere quelle sacche di persone che per motivo in particolare di stigma, quindi di discriminazione, non vogliono essere identificati o associati a questo genere di patologia, andranno ad acquistare questo test in farmacia e svolgerlo in casa propria. Però cosa ci siamo posti come problema
in quanto persone con HIV, il supporto alla persona sempre e comunque. Infatti all'interno della scatola si trova l'opuscolo informativo di NPS, in cui viene spiegata cos'è la patologia, ma anche una serie di raccomandazioni e di segnalazioni rispetto alla positività, per esempio, del test, per cui andare subito a ripetere il test in una struttura dedicata per non lasciare la persona sola con la diagnosi, con il test positivo in mano. Questo è il primo passo verso il counseling, che in qualche modo cerchiamo di mantenere vicino alla persona che fa il test a casa. Questo metodo di avvicinarci quindi alle persone che faranno il test, ovviamente parliamo di test negativo e di test positivo, perché monitorare il proprio stato di salute, in questo caso mantenere quindi la propria negatività, è anche uno degli altri obiettivi, ovvero ripetere il test in caso di sospetti comportamenti a rischio. In questo modo raggiungeremo quello che è l'obiettivo dell'OMS, cioè della 90-90-90 entro il 2020, che prevede l'emersione dell'almeno del 90% delle diagnosi di persone che non sanno ancora il loro stato sierologico, e l'altro 90% è quello di mettere in terapia le persone che comunque vengono a conoscenza del loro stato sierologico, e infine di avere una buona terapia, e quindi carica virale zero, e quindi ridurre la diffusione dell'infezione a livello globale. Grazie alla dottoressa Enrico. Adesso chiamerei il dottor Bruno di Federpharma. Berno perdonami, poi ci conosciamo dall'altro dai tempi di scuola. Figuriamo. Abbiamo fatto il liceo insieme. Esatto. Quindi colpevole due. No, io intanto ringrazio doverosamente sia la Fondazione che l'NPS per l'opportunità che ci è offerta. Io sono qui tutto sommato per testimoniare la disponibilità della rete delle farmacie a farsi carico, a collaborare per quanto possibile nei mezzi disponibili per le farmacie, di dare una mano a questo tipo di soluzione del problema. Vi do alcuni numeri: le farmacie in Italia sono 18.000, e quindi un numero decisamente importante. Sono aperte, come sapete, regolarmente 24 ore su 24. Ogni giorno in farmacia entrano 4 milioni di cittadini. Quindi se il problema è quello di intercettare in un momento quanto prima possibile, diciamo, una sieroposità, comunque un problema di questa natura, credo che una rete così efficiente e importante sia obiettivamente unica da questo punto di vista. Sono operatori sanitari, quindi sono 50.000 professionisti che operano all'interno della farmacia, sono tenuti al rispetto delle norme nazionali e regionali sulla privacy, sulla gestione di questo tipo di problemi, quindi garantiscono da questo punto di vista una professionalità che credo è tutto sommato unica. Da questo punto di vista quindi è una rete che va sfruttata, e noi chiediamo venga sfruttata anzi sempre più in profondità per quanto riguarda questo problema. Noi abbiamo gestito questo problema, abbiamo collaborato con il Ministero sin dall'80, addirittura con opuscoli che risalgono al Donna HTN, quindi è una problematica quella dell'AIDS e della positività che risale a anni addietro. Io vi dico che sta iniziando la diffusione presso le farmacie, ovviamente le 18.000 farmacie sono disponibili a fare questo lavoro, ad assistere il cittadino prima in termini di educazione, di individuazione di comportamenti a rischio, di consigli e di educazione sanitaria, durante, nel senso di dare una mano per l'effettuazione del test e collaborare affinché il test sia facilmente disponibile ai cittadini, che dopo, nel caso in cui ci sia una positività, per indirizzare il paziente su un percorso terapeutico importante, ma anche per una gestione dell'impatto emotivo di questo tipo di informazione che può creare a chi ne è soggetto. Questo mi sembra tutto. Grazie a voi. Grazie mille.
Adesso chiamerei invece il dottor Giuliano Rizzardini, che è direttore del Dipartimento Malattie Infettive del Sacco di Milano. E poi a nome di tutti un ringraziamento particolare anche al dottor Battistella, che è qui in sala, che, grazie al quale abbiamo avuto un position paper propedeutico a questo traguardo raggiunto e che vogliamo ringraziare. Allora io partirei da un dato che viene poche volte evidenziato, il nostro tanto vituperato sistema sanitario nazionale. L'Italia è uno dei paesi che ha tassi di successo sulla presa in carico dei pazienti HIV-AIDS più alti al mondo. Abbiamo tassi di successo che sono almeno 3 volte rispetto a quelli degli Stati Uniti d'America. Questo perché il nostro sistema sanitario ci ha permesso di prendere in carico in maniera completa e gratuita questi pazienti, che sono seguiti nei centri di riferimento costantemente. Quindi abbiamo tassi di successo, quelli che sono in carico nei nostri reparti, sopra 90%. A maggior ragione grida vendetta se ti trovi a curare un ragazzo di 30 anni, come è capitato qualche mese fa, che arriva con una diagnosi ritardata e muore. Oggi di HIV e AIDS non si dovrebbe più morire. I dati della letteratura ci dicono che è diventata una malattia cronica, è come il diabete, uno convive con questo virus, se si cura bene e ha un tempo di sopravvivenza quasi uguale a quella che si definisce la popolazione normale, o comunque la popolazione senza HIV. Quindi questo è un dato importante. L'altro dato interessante da dire è che uno dei sistemi di prevenzione che ha citato la Margaret Chan, la dottoressa Volpin, che ha avuto più successo al mondo è il test and treat, che funziona parzialmente anche nei paesi a sud del mondo. Significa che io devo testarmi, se sono positivo devo cominciare subito il trattamento. E successi sono anche in termini di prevenzione, quindi di riduzione della possibilità di trasmissione. Però per fare il test and treat bisogna fare il test, se no non so se posso fare il trattamento o meno. Quindi ben venga la possibilità di avere uno strumento in più, perché deve essere solo uno strumento in più, affidato, e questo ci eravamo comandati, a delle mani dei professionisti. Il rappresentante di Federpharma ha detto che i farmacisti sono dei professionisti che dovrebbero aiutarci. Quello che ci sentiamo raccomandare una volta che uno che per 100.000 motivi non va a fare il test nelle sedi, così, chiamiamole così, istituzionali, e si trova positivo, si riferisca direttamente subito, questo perché l'importante è cominciare subito il trattamento, l'importante è gestire questa fase, che non è facile, con degli altri professionisti. Per cui quello che ci sentiamo di raccomandare è benvengano questi nuovi collaboratori, che dovrebbero aiutarci ad aumentare. L'Italia, quello che prima citava che l'obiettivo 90-90-90 che è dell'OMS, l'Italia come altri paesi europei non l'ha ancora raggiunto, perché abbiamo delle sacche di non conoscenza della sieropositività. Quando li prendiamo in carico però ci siamo vicini dei 90 che a cui ambisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dottor Sacco, dottor Rizzardini, oggi con i nomi, perdonatemi. Sacco era un pochino Sacco. Più importante. Ma non è mai detto, è un augurio. Magari no, domani si chiamerà Ospedale Rizzardini. Mi manda via prima. Do adesso la parola al vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato, il senatore Andrea Mandelli, che è anche presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani. Sì, buongiorno a tutti, sono qui in una doppia veste ma lieto di esserlo, perché credo che domani questa giornata mondiale sia l'occasione per l'AIDS, sia l'occasione per accendere ancora di più i riflettori che oggettivamente ultimamente forse non sono stati così illuminanti, così forti, così penetranti come deve essere. Quindi l'idea è anche quella di approfittare di questa giornata per fare un'operazione di sensibilizzazione che non è mai abbastanza, e che credo che proprio in questo momento in cui forse questa
sensazione che la malattia sia cronicizzata tenda un pochettino a far abbassare la guardia. Noi vogliamo invece assolutamente che la guardia sia elevata, anche l'OMS ci ricorda quanto è importante questo momento della prevenzione, quindi ben venga ogni strumento che può essere vicino al cittadino. In che senso? Perché sentivo un po' prima chi mi ha preceduto, è chiaro che molto spesso quello che frega, tra virgolette, le persone è la vergogna, e quindi magari c'è vergogna di andare in ospedale, c'è vergogna di approcciare il proprio medico di medicina generale, c'è vergogna a fare quello che invece è un fatto importantissimo per la tua vita personale. E quindi ben venga che ci sia una possibilità di un autotest comodo, facile, che può essere fatto comodamente a casa e che può salvare la vita a moltissime persone per loro stesse, ma soprattutto ovviamente in prospettiva per quello che è il grande rischio del contagio a tantissime persone. Ed è per questo credo che sia veramente importante il farmacista, ed è questo il ruolo che oggi sono contento di interpretare. Io sono presidente di 95.000 professionisti, 60.000 dietro al banco nelle farmacie pubbliche e private, e sono un'interfaccia abituale per il paziente, perché il farmacista è quell'operatore che puoi contattare senza chiedere un appuntamento, ma solamente varcando la soglia della farmacia, andando verso il bancone per prendere per avere quella risposta che magari in quel momento ti soffoca un po', ti chiude un po' il respiro e ti fa venire tanti dubbi. Quindi avere un farmacista che è munito di un autotest, che può consigliarti, guidarti nella maniera più anonima e più sicura in un percorso di conoscenza utile a te stesso, ma soprattutto utile a tutti, a tutta la cittadinanza, credo sia un fatto veramente rilevante e importante. Però non finisce qua. In questi giorni, preparando questa giornata con grande volontà di partecipare a testimoniare l'importanza di questo messaggio, con l'onorevole Cimbro, con Eleonora, abbiamo pensato di fare un'iniziativa che riesce un pochettino a essere di uno scossone per il Parlamento, Camera e Senato. E quindi presenteremo una mozione, poi Eleonora lo dirà dopo di me, una mozione sia alla Camera che al Senato, io al Senato come Forza Italia, lei alla Camera, cercando ovviamente di coinvolgere tutti i colleghi, perché questa non è una battaglia che ha una maglietta o un colore politico, è una battaglia di civiltà, per fare in maniera che i due rami del Parlamento, con una mozione che spero venga calendarizzata in tempi brevi, possa davvero prendere contezza di un tema che ha bisogno di essere continuamente così raffrescato e rinforzato con messaggi positivi sulla necessità di avere dei percorsi di conoscenza. E quindi in questo senso faremo questa operazione sia Camera e Senato, sperando davvero che si possa per una volta fare qualcosa di concreto e che le chiacchiere possano lasciare spazio a fatti che sono a tutto vantaggio della nostra Italia. Quindi in questo senso l'impegno che ci prendiamo oggi è quello che io ovviamente martedì, perché noi possiamo presentare le mozioni solo quando c'è aula, ogni Camera e Senato, voi siete out. Io settimana prossima, martedì, cercherò di sensibilizzare i colleghi, ma non sarà difficile, anche perché poi appunto questa posizione facilita ulteriormente quello che è un fatto di assoluta civiltà, per cercare davvero di impegnare i due rami del Parlamento in una battaglia, come ho già detto finora, di grande civiltà. Grazie molte. Grazie al senatore Mandelli, ed ora l'onorevole Eleonora Cimbro, membro della Commissione Affari Esteri della Camera. Prego. Bene, visto che appunto bisogna passare dalle parole ai fatti, sicuramente il senatore Mandelli, visto che ha un ruolo importante anche nella Commissione Bilancio, potrà, diciamo, con la prossima finanziaria, oppure visto che c'è il passaggio al Senato la prossima settimana, magari, chissà, insomma, no? Perché Esatto, a prescindere dall'esito del referendum, però sicuramente abbiamo bisogno di risorse, insomma questo è assolutamente un tema centrale. Intanto vorrei ringraziare anche la Fondazione De Bridge che mi ha coinvolta per la presentazione appunto in occasione della giornata mondiale dell'AIDS di questo test appunto che sarà disponibile da domani in tutte le farmacie, e credo che sia assolutamente importante appunto aver creato questo momento di confronto qui alla Camera dei Deputati con il collega anche del Senato, perché credo che la sensibilizzazione su questo tema sia assolutamente fondamentale. Il senso anche della mozione che è stata preparata sempre con
Il contributo della Fondazione, che è stato un contributo assolutamente determinante, ha proprio la finalità di riportare la politica su un tema che è assolutamente fondamentale e cruciale, come quello appunto della prevenzione e dell'educazione. Noi in questi anni abbiamo coinvolto molto le scuole, per esempio, rispetto alla sensibilizzazione su tante tematiche. Riteniamo che si debba ritornare anche nelle scuole a parlare di questa questione per insegnare ai più giovani a imparare appunto ad avere un'educazione anche in questo senso e a prevenire questa malattia, perché purtroppo, nonostante i buoni propositi, nonostante anche interventi importanti che sono stati fatti nel corso degli anni, noi oggi possiamo dire con assoluta certezza che purtroppo il fatto che non ci sia stata, diciamo, una continuità anche rispetto all'informazione mediatica su questo tema ha prodotto dei risultati che oggi noi purtroppo tocchiamo con mano. Per cui dobbiamo ritornare a diffondere un'educazione a 360 gradi, dobbiamo ritornare a investire rispetto alla formazione che va fatta a tutti i livelli, e quindi l'impegno che noi ci assumiamo qui oggi insieme al senatore Mandelli è quello di presentare questa mozione il prima possibile, però sappiamo benissimo che non basta presentare la mozione, ma dobbiamo costruire un percorso politico di convergenza politica rispetto a questo tema. Quindi io credo che per esempio sia importante sensibilizzare anche le commissioni affari sociali, i presidenti che so essere particolarmente attenti a queste tematiche, e chiedere loro per esempio di avviare un ciclo di audizioni all'interno delle commissioni per partire da dati oggettivi, per avere una fotografia, uno spaccato di ciò che oggi avviene esattamente in Italia, perché solo a partire da questi dati, da questa conoscenza, che poi si può mettere in campo anche un piano che sia adeguato a far fronte alle sfide del presente e soprattutto del futuro. Per cui io credo che la nostra azione, il nostro impegno debba essere appunto duplice: da una parte la mozione per sensibilizzare il Parlamento, ma poi lavorare nello specifico anche nelle commissioni preposte, perché io credo che un ciclo di audizioni per ascoltare esperti, per capire come appunto si può far fronte a questo tema, sia importante, e poi prevedere appunto la connessione con le altre commissioni, perché indubbiamente abbiamo bisogno di risorse, di più risorse, se vogliamo avviare una campagna appunto di sensibilizzazione su questo tema, e abbiamo bisogno per esempio di lavorare con la commissione anche istruzione per capire come reintrodurre, perché guardate, io adesso ci stavo pensando, ma quando andavo all'elementare e alle medie ho avuto dei momenti anche nelle scuole dove degli esperti sono venuti e hanno spiegato, adesso io ho 38 anni quindi più o meno come periodo ci siamo, e hanno spiegato appunto a noi studenti tutta una serie di cose. Oggi questa cosa nelle scuole non si fa più, e quindi è giusto ritornare a, come dire, a fare una campagna di informazione che sia appunto degna di tale nome. Per cui io credo risorse, sensibilizzazione, da parte nostra c'è la massima disponibilità a seguire anche i suggerimenti degli esperti, perché io sono davvero molto onorata di avervi qui oggi, perché è a partire dalla sensibilizzazione delle istituzioni che poi a cascata si mettono o si riattivano delle buone pratiche. Per cui ben vengano iniziative come queste, noi daremo e diamo il massimo supporto. Grazie. Grazie ancora all'onorevole Cimbro. Abbiamo tempo per alcune domande, se ci sono da parte dei colleghi, prego. Allora, sul prezzo sono 20 euro,
In realtà il test è disponibile per tutte le farmacie, abbiamo fatto un'attività congiunta con Anna Rosa Racca, che ringrazio comunque per il sostegno, e di sensibilizzazione sulle farmacie. Sono partite anche delle mail automatiche, le farmacie possono ordinare anche attraverso una mail in automatico, e quindi è molto veloce, e quindi tutte le farmacie avranno accesso già da oggi, praticamente da oggi a mezzogiorno, a questo tipo di test. Devo aggiungere che siamo partiti da un numero così ridotto perché, e questo forse ci siamo dimenticati di dirlo, è stata creata una formazione per i farmacisti, una piattaforma online, proprio per formarli a quelle che erano le esigenze di un paziente che viene lì, una persona che viene lì, e quindi anche la presa in carico nel qualora dovesse risultare positivo. Noi è stato chiesto anche come fondazione di avere un monitoraggio di quanti test verranno venduti, quindi siamo partiti tendenzialmente nel coinvolgere poche farmacie, ma come è stato detto ovviamente chiunque può richiederlo, però con la formazione, con un ritorno del dato, perché noi vorremmo anche usufruire di questa opportunità per capire veramente poi quante persone andranno a farle, quante chiedono il supporto del farmacista. Nell'appuscolo che verrà dato insieme al test c'è anche il sito di NPS Italia Onlus, dove c'è tutto l'elenco dei centri di malattie infettive disponibili, qualora uno magari anche risultando negativo vuole approfondire, o se risulta positivo, naturalmente il consiglio che viene dato è quello di andare in malattie infettive e rifare il test per 3.000 motivi. Però questo è stato un po', diciamo, il motivo per cui si è partito. Ci teniamo a dire che è una delle opportunità, perché se uno non ha i soldi, perché c'è stato anche un dibattito sui soldi, i centri di malattie infettive lo fanno gratuitamente. Quindi non viene tolto nulla, non viene creata una diseguaglianza economica, perché è uno strumento in più che non toglie assolutamente la gratuità a chi non è in grado di pagare questa cifra. Sulla mozione, se posso, sostanzialmente sono quattro temi a cercare di mantenere alta l'attenzione verso la patologia infettiva, che non è risolta nella cronicizzazione, ma che ovviamente diventa ancora più da controllare anche a causa dei fenomeni migratori, di dare tempestivamente corso a quanto previsto nel piano nazionale IDS, quindi a dar corso a una vera lotta contro questa malattia nel nostro paese, a inserire nei programmi di studio per le nuove generazioni, come altri interventi di sensibilizzazione sulla salute, questo tema nelle scuole, e soprattutto monitorare bene com'è l'accesso dei farmaci anti-HIV e monitorare com'è la somministrazione in tutte le regioni. Questi sono sostanzialmente i quattro punti della mozione che sarà presentata, ripeto, alla Camera e al Senato distintamente, ma proprio per avere un effetto congiunto e per amplificare quindi il messaggio di oggi. È stato diffuso in Francia pochi mesi fa, quindi qualche mese fa è in Francia, quindi siamo in Europa, perlomeno come gruppo Mailan, siamo la seconda nazione. E in Francia abbiamo anche provato a fare il professor Alessandro Battistella, che è qua, perché noi ci stiamo prendendo un merito di un lavoro che ha fatto il professor Battistella, quindi se dopo volete fare delle domande specifiche a lui. Però abbiamo anche visto qual è l'andamento, tenendo conto che in Francia esiste un sistema misto di sanità, quindi le persone sono più abituate a comprare salute, mi viene da dire. In Italia abbiamo ritenuto, dopo l'analisi, utile, e non solo per l'impiegato in giacca e cravatta. Al tavolo abbiamo fatto sedere anche il dottor Giulio Starnini, che si occupa proprio di accesso al test delle carceri. Con questo test vengono risolti tantissimi problemi, non ultimo il trasferimento del materiale biologico fuori dal carcere, che sembra una banalità, ma invece è qualcosa di importante per una diagnosi precoce, per cui non è solo all'interno delle farmacie, ma la nostra visione è anche di esportarlo all'interno delle carceri come strumento di diagnosi immediata. Altre domande?
Ringrazio molto dell'attenzione, buon lavoro e arrivederci.